governance, ricostruzione pubblica e privata, personale, rilancio socio-economico e utilizzo delle risorse del Recovery Fund. Sono queste le proposte che sono state discusse a Roma presso Palazzo Chigi nell'incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il Commissario straordinario alla ricostruzione del sisma del Centro Italia 2016 Giovanni Legnini, i presidenti delle quattro regioni interessate, il Presidente dell'ANCI nazionale e molti sindaci del cratere. È stato fatto il punto sulle richieste delle regioni per dotarsi di strumenti normativi semplificati e su particolari misure di ulteriore agevolazione in favore delle popolazioni colpite, contenute in un documento ANCI condiviso con le stesse amministrazioni regionali. Presente anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il quale ha proposto di prendere 48 ore per mettere insieme i tecnici degli uffici speciali delle quattro regioni del sisma Centro Italia e l'ANCI in rappresentanza dei comuni per dire al governo come scrivere le norme affinché funzionino e siano efficaci. Beh, ci siamo confrontati in maniera franca, come era necessario, perché dopo quattro anni insomma, è inutile girare intorno ai problemi. Io ho sollevato la questione che è almeno la quarta o la quinta volta, dal decreto, almeno in questa legislatura, dal decreto Gentiloni, che è stato l'esordio di questa legislatura, passando per lo sblocca cantieri, per il decreto sisma, in mezzo varie leggi di bilancio, insomma, dove tutte le volte si torna a mettere le mani sulle norme e non si arriva mai alla conclusione. Questo combinato disposto di semplificazioni e decreto agosto deve essere l'occasione, e purtroppo il testo dei decreti legge che arrivano in Parlamento è sempre troppo stitico, è sempre molto asfittico, bisogna sempre aggiungere molto, non si capisce bene chi le scriva queste norme, nonostante noi abbiamo messo come regioni e come comuni a disposizione i direttori degli uffici, che sono ormai dei monumentali competenze tecniche sulla ricostruzione, gente che da anni, anni, anni lavora su questo, che ha scritto le norme e le ha proposte tante volte all'unanimità, da destra a sinistra, passando per i sindaci, molti dei quali sono civici e non hanno colore politico, tutti condividiamo le stesse norme e non si capisce perché il governo, quando fa il decreto legge, e il Parlamento, quando lo deve trasformare, non la vogliono scrivere. Io ho proposto di prendersi 48 ore, perché non ne servono di più, tanto siamo tutti d'accordo sui contenuti, per mettere insieme i tecnici di queste quattro regioni, gli uffici speciali delle quattro regioni del sisma Centro Italia, quelli dell'ANCI che rappresenta i comuni, cioè quelli che stanno in frontiera ogni giorno a applicare queste norme, che ci sanno dire come devono essere scritte perché funzionino. Bisogna fidarsi di queste competenze. Ho chiesto al Premier e al Commissario Legnini di fare questo lavoro e di cogliere questa ultima opportunità. Presente anche il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, il quale ha dichiarato che bisogna avere coraggio a completare il quadro normativo necessario per ricostruire le città colpite. Per D'Alberto il tutto passerà dall'approvazione attraverso il decreto semplificazioni in fase di conversione e il decreto rilancio 2 delle norme fondamentali mancanti, ovvero l'aumento e la stabilizzazione del personale, la proroga dello stato di emergenza, le norme per la ricostruzione sociale ed economica, destinazione di parte del Recovery Fund alla ricostruzione e ulteriore accelerazione sulla ricostruzione pubblica.